Ciao a tutti. Oggi vi faccio vedere come fare degli adesivi su questa carta qua. E si chiama Craft Paper, è adesivo stampabile e di larghezza, scritto qua, vedete, 8,5 per 11 in. Mi raccomando, dovete settare sia la stampante che la cameo per queste dimensioni qui, altrimenti scrive bene in crucini. Quindi noi dobbiamo stampare degli adesivi che faremo con la cameo e poi bisognerà andare in stampa. Bene, ora vi faccio vedere nel software come crearci questi adesivi che io ho scelto. Poi dopo vi farò vedere il taglio. Come vi ho detto all'inizio del video e vi ho fatto vedere il materiale che useremo, noi ora ci costruiamo l'adesivo che vogliamo andare a fare. Quindi io mi farò un fiore, prendo lo strumento ellisse e mi disegno un'ellisse perfetta. Per fare questo dobbiamo tenere premuto Shift e Alt. Ora io devo avere questo centro selezionato, però se io ora si vede, ma se clicco fuori e faccio un altro disegno non vedo il centro, quindi mi aiuto con le guide e mi faccio un punto centrale con la guida. Prendo il mio la mia ellisse e dove c'è il tondino lo metto sul centro. Ora prendo ancora l'ellisse e faccio il petalo in questo modo qua. Prendo quello di selezione, strumento selezione, vado su allineamento e faccio allinea al centro. Selezionando il sopra, mi prendo il centro e lo porto nel centro sotto della nostra linea guida che abbiamo fatto. Vado su replica e faccio ruota 5 copie. Seleziono tutti, vado su modifica e faccio salda ed ecco il nostro fiore. Ora io devo mettere un altro cerchio centrale e questo cerchio deve essere vuoto perché io voglio che si veda il colore del nostro materiale che usiamo. Quindi cosa faccio? Vado prima di tutto, per farvi vedere, seleziono il fiore e lo coloro di nero. Metto anche la linea nera, tanto per fare tutto uguale. Prendo il mio selezione rettangolo cerchio e faccio un altro cerchio perfetto, tenendo premuto Shift e Alt, e faccio il mio cerchio. Ora seleziono tutte e due, vado su modifica e faccio suddividi. Vedete che il fiore in mezzo è diventato trasparente. Vedete? Questo lo tolgo perché non mi serve più. Rimetto nel centro il mio fiore e faccio un altro cerchio, questa volta fuori. Quindi Shift e Alt dal centro, seleziono un cerchio. Poi la grandezza la andiamo a modificare dall'icona scala. Questo è 82, facciamo 80. Ah, ricordatevi di tenere sempre la spunta blocca aspetto perché così automaticamente vi mette le misure uguali sia sotto che sopra. Ora vado a mettere un colore nero alla riga, uno stile linea di un punto. E ora selezionando, avendo sempre selezionato il cerchio, duplico, vado sempre nell'opzione scala e faccio 70.
E faccio inserire, scusate, 70, e faccio inserire. Avendo sempre questo selezionato, duplico, vado nella scala e metto 60. E faccio inserire. Avendo questo selezionato, duplico, metto 50. E faccio inserire, e per ultima volta duplico e faccio 40. Tolgo il fiore, seleziono tutto e faccio linea al centro. E linea metà. Ora mi porto dentro il mio fiore, va benissimo, riseleziono tutto e allineo anche al centro e allineo a metà anche il mio fiore. Bene, ora io devo, togliamo le guide che non ci servono più. Ora io seleziono il primo e gli vado a dare uno stile linea di 3 punti, 3 punti, così viene più accentuata. Ora dobbiamo dare le impostazioni taglio prima di fare tutto, altra cosa. Quindi cosa dobbiamo fare? Selezioniamo le impostazioni taglio e, come vedete, se lasciamo così taglia tutto. Invece io voglio solo la linea esterna, diciamo l'ultima linea, quindi vado in questa linea qua e faccio non ritagliare. Selezioniamo tutto e raggruppiamo. Una volta che abbiamo raggruppato, ci portiamo il fiore e l'adesivo alla grandezza che vogliamo. Ora però dobbiamo settare la pagina perché, se vi ricordate, la grandezza della nostra pagina non è una 4, ma è un 8.5 inch per 11 inch. Quindi andiamo, perché poi dobbiamo mettere i crocini, e in questo caso, se lasciamo la pagina 4, un crocino non viene scritto. Quindi andiamo nell'impostazione pagina, da questa finestra qua cerchiamo 8.5 per 11 in e clicchiamo. Ora mettiamo i crocini questa e facciamo i crocini. E io generalmente mi aiuto con le guide perché ho visto che anche molti di voi mi chiedono perché i crocini non vengono registrati bene e tagliano male. E la prima causa in assoluto può essere che il disegno sborda dai crocini. Quindi, per evitare di andare fuori dai crocini, io mi aiuto con le guide. In questo modo. E so che il disegno deve rimanere dentro a questo rettangolo, quindi io mi posiziono il mio disegno sopra, vado in replicare e faccio riempi pagina. Ecco, vedete, in questo modo qui sarebbe errato perché questo qui mi sborda dalla nostra guida. Quindi io cosa faccio? Ne tolgo una riga, seleziono tutto questo e me lo porto al centro in modo da averlo dentro al nostro rettangolo e così va benissimo. Ora dobbiamo settare anche la nostra stampante perché dobbiamo stamparlo, quindi clicchiamo sulla stampante, mettiamo la nostra stampante, io vado in preferenze. E anche qui mi setto
Letter 216x279, verticale, e lascio come sono, poi faccio ok. Ora mando in stampa. Una volta stampato, vi faccio vedere come si taglia e vedrete che vengono perfetti con la plotter. Stampato, vedete il nostro disegno. Lo metterò nella Cameo per tagliare e vedete che i crucini sono venuti tutti. Se invece avessimo tenuto una pagina A4, questo crucino qua in fondo sarebbe venuto male. Ora accendo la mia Cameo. Mi raccomando, deve essere posizionato bene e attaccate bene. Adesso io ho poca colla nei tappetini, devo metterla, quindi attaccate bene in questo modo. Carico il tappetino. Mi guardo la lama, vi ricordate che doveva essere nel 3? Io ho messo velocità, vediamo nel taglio, avevo messo carta craft e velocità 5, perché se no ci mette tanto. Una volta che avete messo dentro, mi raccomando, chiudete perché altrimenti i crucini vengono letti male. E diamo invia a Silhouette. Ecco qua che è finito, scarichiamo e li ha tagliati, vedete, perfettamente. Vedete? Mi raccomando, quando tagliate con i crucini dovete chiudere la Cameo, altrimenti li legge male. Ecco qua i nostri adesivi. Vedete, sono tutti tagliati perfetti. Adesso non lo sto a staccare perché me li tengo così. Bene, questa volta ho fatto in questo modo. Il prossimo video vi faccio vedere come fare degli adesivi non stampati, cioè solo le sagome. Per ora è tutto, spero che questo video vi sia stato di aiuto, come al solito. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!